Buongiorno Edoardo Rixi da Genova, Lega. Buongiorno. Rixi, le faccio vedere una grafica, così ci capiamo, il cartello 12, paesi europei con più rifugiati ogni 1000 abitanti, è fonte UNHCR, peraltro tra breve avremo Carlotta Sami con noi. Malta in percentuale ne ha molti di più di noi. Allora le chiedo, l'obiettivo, adesso la questione della nave, speriamo tutti, ovviamente, perché a tutti, anche a lei ovviamente, è a cuore la condizione psicofisica di queste 629 persone, tra cui 7 donne incinte, 128 minori non accompagnati, 7 minori, siamo tutti preoccupati, anche lei Rixi, per la salute di queste persone, speriamo che quindi arrivino sane e salve in Spagna. Adesso e poi cosa facciamo, perché la Spagna ha aperto i porti anche perché c'è un nuovo premier, l'abbiamo spiegato, e quindi diciamo lo fa anche per ragioni probabilmente di consenso interno, come no, anche per dare un segnale, per dare un segno del nuovo governo, nuovo arrivato, governo rispetto all'Europa. E no, poi che cosa facciamo Rixi? Il problema è Malta? Ma intanto c'è da dire che se non fosse per la Guardia Costiera italiana probabilmente avremo molte più tragedie nel Mediterraneo, perché giustamente il ministro Toninelli ricordava che comunque anche queste persone sono state scortate e aiutate dalla nostra Guardia Costiera, che è lasciata sola nel Mediterraneo a affrontare tutta l'emergenza immigrati. Quindi l'Italia già sta facendo molto di più di quanto normalmente una nazione fa, e questo devo dire che le tante persone che lavorano in Guardia Costiera ogni giorno, pensiamo che praticamente la Guardia Costiera italiana ormai è concentrata da anni per il 70% proprio nel canale di Sicilia. Quindi non è vero che anche la nuova politica del governo sia, come posso dire, di fregarsene e di non fare azioni di salvataggio. Anche perché vengono, mi perdoni, fatte, Rixi, è chiaro però, Rixi, no, mi è perdoni, chiaro no, siccome però mi che non la c'è scritto da nessuna parte che debbano arrivare tutti in Italia. Una cosa è salvare le persone, questo lo dice la legge del mare, l'altra cosa sono gli accordi internazionali, e per andare a individuare chi poi ha diritto di stare sul suolo europeo e comunque come gestire questa emergenza. Devo dire che fino a poco tempo fa l'Italia aveva sottoscritto dei protocolli, il vecchio governo prima di Minniti, che obbligava l'Italia a riceverli tutti. Quindi questo è stato uno dei problemi affrontati innanzitutto subito da Minniti. E il problema è che negli ultimi mesi ne sono arrivati pochi, non è solo per gli accordi che aveva fatto Minniti, ma io vorrei ricordare che dall'inizio dell'anno fino alla settimana scorsa ci sono stati solo 12 giorni di mare buono nel canale di Sicilia, in cui era possibile attraversarlo con delle imbarcazioni più o meno di fortuna. In questo momento, arrivando il periodo estivo, è chiaro che il governo dava un segnale molto forte e ci saremmo ritrovati nelle stesse condizioni di emergenza dell'anno scorso. Sì, Rixi. Io credo che intanto dobbiamo capire che si tratta non di una barca improvvisata, ma di una nave di un ONG che è in grado tranquillamente di trasportare queste persone sul Mediterraneo in condizioni di sicurezza, altrimenti vorrebbe dire che gli armatori che hanno concesso questa nave hanno commesso delle irregolarità, per cui nelle condizioni attuali non si vede un problema se non l'approvvigionamento di viveri e di medicinali che viene garantito dalle autorità italiane. Una cosa è il salvataggio in mare, l'altra cosa è l'ospitalità e poi, come posso dire, il far permanere gli immigrati. Senta Rixi, domanda, ma diritto, siccome quindi, aspetti Rixi, sul Rixi, territorio no. nazionale. Però questo è chiaro, però mi spiega una cosa, perché ci sono adesso altri 937 migranti salvati dalla Guardia Costiera, perché loro sì e quelli dell'ONG no? Torno a dire, perché una volta che sono sulla Guardia Costiera, che è un'unità militare italiana, è chiaro che arrivano in Italia. Qua la differenza è che vengono controllati e la gestione da parte delle ONG non è sotto controllo, infatti si chiamano organizzazioni non governative, se no si chiamerebbero qualcosa di diverso. No, il problema è che c'è un'area di rischiosità comunque che non è dipanata. Oltretutto molte di queste navi arrivano fino quasi a caricare i profughi e i clandestini sulle coste libiche, al
di fuori, ad esempio, dei controlli radar della Capitaneria italiana, allora, per cui non sanno neanche come vengono gestite sono l'ONG. Queste emergenze. Una cosa che vorrei capire, quindi sono l'ONG, Rizzi, il problema. Rizzi me lo può spiegare. Come mai i migranti che sono sull'Aquarius sono stati caricati da navi militari italiane? Cioè, qui c'è una cosa che non è chiara. Le spiego. No, mi scusi, completo la domanda così me lo può spiegare meglio. Perché quelle navi militari non hanno fatto lo stesso percorso che sta facendo la nave che sta per approdare o è approdata a Catania? Allora, le dico brevemente, ci sono due condizioni. La prima è che il salvataggio in mare, come dicevo prima, è quasi esclusivo appannaggio in quelle aree della Guardia Costiera italiana, anche perché anche Malta su quello è abbastanza latitante. Dopodiché è chiaro che bisogna mettere in sicurezza le vite e le condizioni e le imbarcazioni della Guardia Costiera italiana non sono delle navi enormi, perfetto. Quindi devono essere pienamente operativi. Benissimo. E non possono viaggiare in condizioni di eccessivo carico. Perfetto, quindi Rizzi, la famosa nave delle ONG è stata utile... Se vuole le spiego anche come sono nate dagli armatori francesi. No, io non voglio sapere come sono nate, io voglio sapere. No, l'anno Rizzi, scorso abbiamo avuto 1000 dirottamenti di navi mercantili a fini umanitari. Io voglio capire nessuno una cosa. Lo dice, ma è così. Se le navi delle ONG sono cattive per tutti i casi in cui lei ci racconterà, o sono buone quando imbarcano? Non sono, è come una pistola, non è buona né cattiva, bisogna vedere come viene usata. Ah, quindi le ONG sono come le pistole, ok. Sono degli strumenti. Sono degli strumenti, bisogna vedere chi le utilizza, che fini le utilizza. Vabbè, allora, se aspetti. Il fine di salvare le vite è commerciare sulle spalle di immigrati usando per la farli metafora trasferire dall'altra no, parte del Mediterraneo qui, non qui sono devono, buone. Loro devono uscire un po' da questa ambiguità. L'Aquarius quindi è buona perché ha trovato... Non è buona né cattiva, è una nave. No, è buona fino a quando non si becca... Non è buona né cattiva, è una nave, mi scusi, è come una macchina, è buona o cattiva, dipende dal conducente. Rizzi ha la possibilità di dire qualcosa all'ambasciatrice di Malta, magari, non so, dica lei che cosa, qual è di dialogare con lei. Ma io credo che... Cosa quello vuol dire all'ambasciatrice? Quello che ha detto l'ambasciatrice... Sostanzialmente è vero, il problema libico è un problema, tant'è vero che già sotto Minniti in parte l'Italia sta aiutando la Guardia Costiera libica a dotarsi di mezzi per poter pattugliare i mari, e è vero il problema della SAR libica. È vero che in questo momento, in cui non è ancora operativa una zona di intervento libica, tutto ricade sotto la Guardia Costiera italiana. Però allora, secondo Rizzi... una situazione in cui ancora sul caso Aquarius qualcuno ha detto che il porto di Malta non sarebbe stato un porto sicuro per delle condizioni meteorologiche che invece non c'erano. È chiaro che Malta ha un problema di dimensione territoriale, l'Italia ha un problema perché è l'unico paese che si sta occupando delle emergenze immigrati sul Mediterraneo. Quindi bisogna trovare una collaborazione diversa e bisogna fare in modo che l'Europa non ci lasci soli. Questo è l'elemento che credo politico che Matteo Salvini è riuscito finalmente a far capire, perché se no la Spagna non avrebbe aperto i porti. Con chi volete fare asse? Perché mi sembra in Europa, per cambiare il regolamento di Dublino, per cambiare le regole, per ridistribuire, con Orban, cioè a chi sono gli alleati italiani? Sono quelli che hanno impedito le riforme del trattato. Allora, di prima dico una cosa, poi le rispondo. La cosa che dico è questa: sulle percentuali dei rifugiati, quello è il 5%, perché mentre a Malta ci vanno solo quelli riconosciuti e regolari, come dicevano prima nel servizio, da noi solo il 5-6% arriva a avere lo status di rifugiato politico. Quindi da quel punto di vista lì l'altra parte non dovrebbe essere sul territorio. Allora, aspetti che la protezione umanitaria, pensate di cambiarla, la legge che stabilisce la protezione umanitaria? Così alla sua seconda domanda. No, la domanda adesso mi è proprio... Quello di riformare il trattato di Dublino, con chi fa le alleanze?
perché hanno dei problemi a livello costituzionale. Io credo che le alleanze vanno fatte non ideologicamente ma sui fatti. Quindi chi darà una mano all'Italia sarà nostro alleato. Per avere la possibilità di avere una disciplina omogenea in Europa dobbiamo avere leggi omogenee. Quindi le forme e status devono essere uguali in tutti i paesi. Quanto, come posso dire, si spende a livello di accoglienza per immigrato deve essere identico nei vari paesi, se no il rischio è di creare dei canali preferenziali, come è successo in passato, verso il nostro paese, che non aiuta a risolvere la situazione. Ma io credo che il ministro Tria utilizzi il giusto metro di prudenza, forse anche perché ha capito un po' come si ci relaziona con la stampa italiana, che ha creato anche grossi casi, soprattutto prima ancora che venisse insediato il governo, su dichiarazioni che non erano fatte da un ministro ma erano fatte da un professore universitario nei confronti dei propri studenti. Quindi credo che sia opportuno in questo momento, soprattutto sui temi di politica finanziaria ed economica, una certa prudenza per rasserenare il clima. Dopodiché è chiaro che la nostra idea è quella di procedere con delle azioni forti, soprattutto per cercare di risollevare questo paese. Una delle cose, ad esempio, il fatto che gli investimenti sulle infrastrutture possano essere scontati dal rapporto debito pubblico PIL. Per noi è fondamentale che ci sia un'attenzione diversa da parte dell'Europa. È chiaro che è iniziato una stagione politica diversa anche di comportarsi sui tavoli europei, e credo che sia sull'immigrazione ma sia anche sui temi economici.